mo vedo io aperitivi criminali. Stasera se andiamo a fare aperitivo. E approfitto che ci vado con un paio d'amiche, due discrete pregne, e magari uno spritz, una bottiglia di vino, ci scappa pure qualche cosa a fine serata, no? Ah, aperitivi criminali, no, piazza amiche, va. Scendo, mo ti racconto che stavo a fare, verrà da ride. Non mi dite, stavi finalmente a depilare le ascelle? Finalmente. Aspetta insieme a me. Eh? Te ne vai? Mi abbandoni anche tu? Diabla! Amore mio! Quello è il mio gatto. Ah, il tuo gatto? Stavo a fare una storia in cui spiegavo quello che stavo a fare. Perché ho sviluppato una dipendenza da congelatore e stavo a tagliare sedano e carota per congelarli. Stavo a tagliare il sedano. Oh, vabbè, pregna è pregna. Buonasera, sono il vostro sogno. Ho scordato il tuo mascara. Grazie, perché volevi che io fossi brutta. Ma tu proprio ti sei impegnata, vedo, eh. Cioè, tu volevi farmi cesso a me. Oh, aperitivi criminali. Famo due posti, uno lo scegliete voi, uno lo scelgo io. Voi che avete scelto? Lo statuto. Ho statuto! Allora. Ho statuto tutte esse. Infatti. Che a Piazza Vittorio non mi aspetterei mai un posto dove si fa un buon aperitivo. È storico. Tutte che esse. Che si mangia? La pizza. La pizza. Fanno la pizza. La pizza più buona, pizza buona dell'Esquilino quantomeno. La pizza perché più buona di Piazza Vittorio. Questo è sicuro. Esquilino. Allora, certo, Piazza Vittorio è questa. Questa è la pizza più buona. Lo statuto è quello, sta proprio lì all'angolo. Quindi pizza aperitivo che la pizza. Aperipizza! Mamma mia, aperipizza manco negli anni 90, vale. Dentro è carino. Hai visto? Ma poi è rimasto figo. Comunque anche prezzi, secondo me. Allora, c'è il filone, raga, tutto straprenotato, tutta super fila. Noi ovviamente non avevamo prenotato, però io il secondo posto ho prenotato. Questo sempre perché mi affido a voi e sbaglio. Mi pare che però sta seduta a beve. Sì, perché alla fine ci hanno rimediato un angolo. È la fregna, certo, perché passi avanti. No, stiamo sulla botte. È quella, no, è quella. No, è che noi ci adattiamo. È quella. Abbiamo preso intanto la prima bevuta a porta via, perché in teoria se stavamo a fare la fila e a buttarsi sul marciapiede, quindi io ho preso un americano, loro dubbi chiare e so 15 euro sono partiti, però io devo ordinare la pizza, io ci fa, ma salutato. La pizza più buona di Piazza Vittorio. Quindi ecco perché sono plastica. Molto, abbiamo l'altro e se lo fa mettere in vetro, però vi passo di una cosa. Io vorrei, visto che aperitivi criminali, vorrei spezzare una lancia a favore dell'americano, perché so 15 anni a sta parte, perché poi già 20 anni fa a Roma lo spritz non si beveva per me su al nord. È superiore allo spritz. Solo no. Senza cannuccia. Dice regolarissimo. È sapore che è diverso. Però tutti in fissa spritz. Poi chi se lo fa con l'apero, chi vuole invece un'accelerata in più, se lo fa col Campari, e nessuno si beve, secondo me. L'aperitivo per antonomasia che è l'americano. Pure per cioè me. Secondo me chi sa beve, con tutto il rispetto per spritz, ma bevo spritziano perché sennò già mi senti i veneti che si risentono nei messaggi. E se dovessi scegliere comunque il Campari spritz. Prendiamone una. Ne prendiamo una. Perché non ce l'abbiamo cazzo. Ma se lei non ha pranzato e c'ha fame. Tu c'hai fame. Però se dopo dobbiamo rimanere. Allora una matriciana. Prendiamo intanto una matriciana. Una matriciana, altre due birre e un americano. Pizza matriciana. Ma è tagliata, sì. È tagliata. Oh, la tagliano pure. Attenzione, attenzione. Detto. Mi sembra non male. Ti aspettavi da noi, eh? Non è male. Per me questa è proprio il mio tipo di pizza, cioè la romana, io preferisco la pizza così alla romana. C'è l'impasto leggerissimo, se scioglie in bocca. Cioè io me ne mangerei 17. È muro! Ne presa una.
Io ho deciso. Noi abbiamo preso una. Ve ne dovete mangiare. Lei c'ha la sindrome del despota. Devi decidere. È buona. È buona. È sorpresissimo, eh. Da noi non se l'aspettava. No. Aspettava la congelata. La gelona. Guarda che questo impasto è bello scioglievole. E comunque il topping è fatto bene, il sugo alla matriciana è buono. Ma non te lo mangi? Ma guanciale. Dai, c'è una malattia mentale. Ma tutto, non te lo mangi? Tutto quello che cade tipo dal mio panino, dalla mia pizza, è un segno, non lo devo mangiare. Ma stai impicciata. No. È un segno. Che vuol dire? Ti è caduto? Ma ti è caduto sul piatto o sulla botte? No, abbiamo un fatto che ha scelto di cadere, quindi non lo devo mangiare. Io viene proprio un'altra matriciana. È buona? No, ne vuole. Ma vuole! Non ce la mangi. Te ne possiamo chiedere un'altra? No, matriciana. No? Un'altra. Un'altra. Dopo che ti ho detto no carciofi, c'è sta casa del carciofo, tu. Domanda la saga del carciofo, ci stai? 16, aprile. Ci stai, ci stai. No, sto. Tanto la vinci pure la colite. No, sto a Lucca. Non va bene il fegato il carciofo. Sto a Lucca, parto. Ma come fa a Lucca? Allora, se andiamo tutti e due, ci sta pure una alla Dina. Stavo il 14, 15 e 16, alla Dispoli. Il 14 ci sono, il 16 parto, io parto dal 16 al 23. Il 14 alla Dispoli. Il 14 alla Dispoli. Ma se sei quando è? Ma perché dovete fare la sacra? Ma perché dovete fare la sacra del carciofo? Ma siamo le madrine. Per salame piccante, olive, che lì sono? Broccoletti, cicoria. Bagnata tutto. Guarda il portacenere, guarda. Sta là. Sta a svuotare il portacenere sulla pizza. Cioè. Perché aggiunge, Ha detto vera. Lo vedi, come mo è cascata oliva, secondo te quella non la dovrei mangiare. Capisci come sta impicciata? Allora, puoi fare la pometta su questo, mi dai una seconda chance. Si può fare l'aperitivo come a Montesagro? No, manco Montesagro, secondo me. Meglio. Come a Centocelle, a Piazza Vittorio. Piazza Vittoria come Centocelle. Come al tufello. Al tufello non c'è il posto per fare l'aperitivo. C'è. C'è sta quel posto che mamma mia ci sono andato, una volta per sbaglio. Quale? Non ci andrò mai più Vintro. No. No. Cioè pure che devi fare la fila con quello là di fuori che ti stoppa. Ma tu hai mai visto Vintro a Natale? Che cazzo ti creano? Hanno quell'addobbo con le luminarie che... Porca miseria. Ma perché la gente ci va? Che sbatti sui pacchi. Mamma mia. Perché la gente ci va? Non ho idea. Mi è arrivato un aperitivo con della roba veramente scrausa e dozzinale. Ho speso un botto. Grazie. Perfetto, grazie. Ti regalo questo pezzo di salame. Ma mozzicato, rimetti la sua pizza. No, ma non ti preoccupare. Ma te sta schifando di me. Vabbè, se finiamo sta bevuta, se vediamo all'altro locale. Altro birre. Lo so, vabbè, insomma, buono, risparmioso. È già diventato. Non lo so, dai. Quattro birre, due pizze. Mi ricordo. Due americani. Vabbè, ma non è importante. Ma non è importante. Importante è l'amicizia. Importante è l'amicizia. L'amicizia. Quindi mi stai a dire ti piacciono i cinquantenni? Che poi domani metto già una scritta di cinquantenni che si fanno sentire. Che e io questo pezzo lo metterò ovviamente. Io dopo il video con te che dicevo, cioè a me piace il piscarlo che mi dicevi sentire. Tutti, ah, sono sottole! Il giorno dopo. Calcola, sono il peggio sottole d'Italia. Io dico i sentimenti. Se autoinsultavano. No, vabbè, calcola, io sono una merda per quanto sono sottole. Io sono proprio quello che cerchi. Davvero è successa sta cosa? Sì, una sfilza. Sono tutti dichiarati. Vabbè, tu sei felice, ragione, no? Cioè, io questo... E tu sei felice, no? Certo. E quindi? Non sono uscita con nessuno, però. Eh no, però allora non va bene. Ma ho perché? Capito. Mi piace quando uno si dichiara, ma... Cioè, comunque un po' lo devo conoscere un attimo. Non è che se tu ti dichiari su un direct, allora io ci credo. Vabbè, però a me mi conosci ormai, io.
tu mica ti sei dichiarato. No, però stasera magari dopo altre tipo... bottiglie. Ma arrivati al secondo posto, questo posto. Oh, dove state? Sì. No, rifai. Dai, birre abbiamo bevuto. Dai, cioè, rifai, non è che abbiamo bevuto il mondo. Via, no, non rifà. Ma tu perché te lo porti? Non siete gestibili. Io sono il bicchiere mio. Non siete gestibili. Perché te lo porti? Vi ho portato. Allora, siamo al secondo posto. Dove sei portato? Al Bar Bozza, che sta a San Paolo, via, non mi ricordo, la trovate su internet. Via questo Giulio Rocco. Via Giulio Rocco, questo l'ho scelto io. L'ho scoperto per caso insieme ai Junkfully. Io già c'ero venuto solo a bere, non c'ero venuto a mangiare. I Junkfully, con i Junkfully ci abbiamo fatto un video perché abbiamo mangiato delle tapas incredibili. Tapas non è cibo italiano, sentiamo dar nome. Però non è made in Italy. Cioè, ma perché i cicchetti veneti, allora, così. No, che è che a noi la cultura nostra ci interessa comunque. Soprattutto. Ma i prodotti sono italiani? I prodotti sono italiani. Poi allora se li paghiamo! È questo. Allora. Se stanno bene in crema. Mortadella, che non è mortadella ma si chiama norcitella. Viene da San Ginesio, Marche, è completamente artigianale. Quindi non è italiana, ok. Prodotto italiano. Prodotto Italia. E condita con un po' di miele e zenzero. Miele di castagno e zenzero. Spalletta di maiale semibrado, stessa azienda, sempre San Ginesio, Marche. Coppa di testa, sempre San Ginesio Marche, condita con olio, pepe, bergamotto. Pak choi, salsa di arachidi, funghi neri e orecchio di Giuda, cipolla fritta e un condimento con un po' di salsa piccante, c'è un curry. Allora, non è un piatto italiano, però comunque è in una rivisitazione del nostro paese. Esattamente. Arachidi italiane. Arachidi italiane, non lo diciamo, eh. Diciamolo. E questo è un piatto italiano. Uovo cotto in bassa, asparagi. Galline de porta furba. Lo puoi segnare? No, però c'è il miso, burro al miso. Io me lo bevo. Io me lo bevo di solito. E coscio di pollo disossato, condito con una maionese aromatizzata, timo, parmigiano, prosciutto croccante e tartufo bianchetto. Qua te fai l'ova, tutte proteine, tutto proteico, tutti amminoacidi, te pompi. Petto di pollo, c'è sta il pollo. Petto di pollo che se va in palestra e fai funzionale, arachidi, burro d'arachidi. Pure questo. Se no, come ci diventiamo grossi? Grossi, lo vedi che stiamo a diventare bestie. Questo è crostino, ricotta della Sabina, borragine ripassata, alici, uvetta e pecorino romano. Questo è il roast beef, fungo shiitake e vinaigrette alla senape. Grazie. Grazie. Vabbè, allora, ha detto quella parola. Hai sentita pure tu. No, allora, so coglione io. L'hai sentita, frate. Che cosa? Cioè, hai sentita pure tu quella parola. Che qua? E ti dici poi cosa... Ricotta Sabina. Borragine è una pianta selvatica che cresce nelle scarpate autostradali. Oh, hanno detto loro, eh! Ha detto tutto tu! No, quando i bori fanno tipo capezzolo, vabbè, la parola un po' così. No, è solo capezzolo, non è volgare. La parola forte. Veneto, pinon nero, tai rosso, durella e garganica. Torna l'uovo, torna sempre. Questa invece è una battuta di fassona, tartufo bianchetto, molto semplice. Essenziale. Grazie. Allora io personalmente per quella battuta di fassona e tartufo bianchetto. Stai a capizzi? Senti adesso? No. Stasera ma la devi darsi. No, pure. No, cioè per forza. Cioè per come ti sto a far bere, come ti sto a mangiare, me lo merito. Dai, su. Due piattini può essere che ci sto a pensare. Quindi non ho capito, è meglio l'aperitivo che ho consigliato io rispetto a quello che avete consigliato voi. Allora, siamo un'altra scuola, la definirei. È diverso. Sono due concetti. Allora,
Ma Valeria, ti ho dovuto togliere il cellulare perché già sennò fai le cagate. È già un'altra fascia di prezzo. È un'altra fascia. Un'altra. Allora, se tu mi dici. Tu mi dici che vuoi spendere poco, andiamo all'aperitivo mio. Vabbè, raga. Io aperitivi, boh, fatti vedere. Mo chiudiamo pure il video che magari se beviamo un'altra boccia se conviene a qualcosa. Sei da Roma? Ma che dici? No, Franchina, io non ho niente. È un amico per me. È come il fratello. È fratello, mio fratello. Sei rimpaginato. Cazzo fa di sto scemo? Vabbè, mi spiace.